Bene, eccoci qua. Aspettiamo che arrivi qualcuno, vediamo. Iniziamo questa bellissima intervista. Allora, questa sera, a proposito di sogni, abbiamo per la rubrica Il mondo dei sogni di Focus 3.0, abbiamo un ospite particolare che si chiama Antonella. Antonella fa dei sogni molto particolari, con molta semplicità, diciamo spontaneamente, e questa sera vi racconterà la sua esperienza dell'amore oltre la morte. Quindi ci sono molte persone che molto spesso riportano sogni di questo tipo. Sono veramente tantissime le persone che hanno queste esperienze. Quindi la condivisione di un'esperienza raccontata dalla persona stessa, secondo me, può essere importante e può anche aiutare altre persone a capire e ad avere fiducia, soprattutto, delle proprie percezioni. Quindi io adesso vi presento Antonella, così la conoscete, e poi ascolteremo la sua storia. Bene. Benvenuta Antonella, ciao, ciao Antonella. Bene. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Allora, come ho detto, tu hai una storia molto particolare, soprattutto perché anche ha un preambolo, quindi c'è un fatto che sta anche all'inizio di tutta questa tua storia, storia d'amore che continua. Quindi, ok, se vuoi partire raccontandoci bene dall'inizio, insomma, le tue esperienze, io ti lascio la parola. Grazie. Allora, sono Antonella. Io inizio dicendo che ho avuto una bellissima storia d'amore, sposata e mi sono fidanzata per 5 anni con un ragazzo meraviglioso e dopo siamo stati sposati per 15 anni. Durante questa nostra vita insieme, lui mi ha detto una volta, circa quando aveva 20-22 anni circa, mi disse: dobbiamo fare le cose tutte di fretta, tutto di fretta, perché io comunque non ho vita lunga. Perché io ricordo che prima di nascere ho sentito che se superavo i 33 anni non sarei arrivato ai 35, che io pensavo fosse qualcosa di assurdo, perché comunque i miei 20 anni erano comunque in balia dell'amore eterno, della situazione, mi sono sposata con un ragazzo meraviglioso e volevo che durasse tutta la vita. Adesso lui mi mette dei paletti, mi dice che sarebbe mancato e io ho cominciato ad avere un po' di paura. Però poi ho dimenticato e siamo andati avanti nel nostro percorso di vita, abbiamo avuto 2 figli e il nostro amore era sempre più bello e abbiamo continuato a fare la nostra vita tranquillamente. Quando, improvvisamente, purtroppo, a 33 anni lui si ammala e abbiamo capito che la situazione non era delle migliori. E la data, cioè scusami, e l'età coincide con quello che ti aveva detto? Esatto, coincide con quello che mi aveva detto, a che ho detto probabilmente sono ritornata indietro nel discorso che mi aveva fatto in quel periodo, che ogni tanto lo tirava fuori e ho detto: oh mio Dio, abbiamo a 33 anni e lui sta male. E qui cosa, come, le cose vanno, precipitano, c'è qualcosa che non va, cioè non è giusto. Diciamo che sono passati altri 2 anni. Sul chi va là, eravamo sempre un po'. Lui era molto convinto di quello che aveva detto, e quindi io invece a volte non ci volevo pensare, perché avevo da pensare ai bambini, avevo da pensare alla casa, avevo da pensare al nostro amore, alla nostra vita insieme. Invece purtroppo lui ha 35 anni è venuto a mancare. È venuto a mancare, ma sapendo che sarebbe accaduto, mi ha preparata. Mi ha preparata praticamente scrivendo più che un diario, un'agenda,
l'agenda dell'anno successivo alla sua morte. Praticamente io per un anno avevo ogni giorno scritto quello che dovevo fare, perché io, per esempio, non avevo mai pagato una bolletta in posta perché lo faceva lui, non ero mai andata in banca perché lo faceva lui, io mi dovevo dedicare alla famiglia e ai bambini. E quindi per me, io ero la regina della casa, io ero comunque la mamma e la moglie, e quindi tutto quello che riguardava le cose burocratiche io non le avevo mai fatte. Nel momento in cui lui manca, io mi sono trovata praticamente nel nulla cosmico e non sapevo cosa fare. Mi ha anche scritto più volte su questa agenda, ricordati che dobbiamo crescere i nostri figli insieme, quindi io lo farò in forma angelica e tu lo farai in forma terrena, però sappi che io ci sarò sempre. Queste erano le frasi che a me davano ovviamente la forza di andare avanti. Ho cominciato a sognarlo, a me mancava tantissimo Daniela, tantissimo. E io sì, mi ricordo, abbiamo discusso tante volte di questi tuoi sogni nel gruppo onirico o nel gruppo dei sogni, e mi ricordo, è sempre presente quest'uomo ancora oggi. Sì, è sempre presente ancora oggi, e lui comunque nell'arco di questi 18 anni che è mancato, non è mai mancato, perché comunque nei sogni, nelle situazioni quotidiane, mi dava sempre quel messaggio che mi faceva andare avanti o mi dava la risposta a dubbi che io avevo. Quindi è stato vero, ed è vero tuttora, che mi ha aiutato a crescere i ragazzi. È stato vero che quando avevo difficoltà economiche lui mi aiutava, facendomi capire delle cose che io dove io potevo arrivare ad avere un soldino in più per comprare le scarpe a mio figlio. Puoi fare qualche esempio, Antonella, di queste indicazioni? Ok. Allora, io era il compleanno di mio figlio, non potevo, era piccolo. Vabbè, mio figlio quando è mancato papà aveva 12 anni, la piccola invece ne aveva 8. Era il suo compleanno, non avevo i soldi per comprare le scarpe da ginnastica che lui ambiva tanto avere, in quell'età lì è un po' particolare, io lavoravo tantissimo, però comunque per me era una spesa assolutamente assurda. Io sogno mio marito qualche giorno prima e mi informa che io posso comprare le scarpe al bambino, che io nel sogno dialogo con lui e dico: scusa, abbi pazienza, ma se io non posso, non posso. E lui mi ha detto: ti basta un soldo, che poi era un euro, ti basta un soldo, poi decidi tu, mi ha detto, ma vedrai che le scarpe al bambino le puoi comprare. Mi sveglio, sono un attimino frastornata, io non sono abituata a fare giochi o robe del genere, però mi trovo al tabacchino, racconto il sogno al tabaccaio, come se e lui mi dice: va, gioca un euro su qualcosa di importante. In quel momento la cosa importante era la data di nascita di mio figlio, e quindi metto la data di nascita di mio figlio e gioco l'euro. Beh, io ho fatto quell'ambo, due ambi che mi hanno fatto comprare le scarpe a mio figlio, la tuta da ginnastica, e sono riuscita anche a fare la torta di compleanno per lui e gli amichetti. Che bello. Quindi ho fatto anche la festa di compleanno, ed è stato qualcosa di incredibile. Ci sono tantissimi messaggi che arrivano e noi siamo collegati costantemente con loro, perché noi non li vediamo, ma loro sanno tutto di noi. Tutto. Loro ci vivono e vivono attraverso i nostri occhi, attraverso i nostri sorrisi, attraverso purtroppo le nostre lacrime, cosa che non dovremmo far pesare, perché loro già soffrono la distanza come la soffriamo noi, secondo me. Quindi il nostro pianto per loro è un motivo di scoraggiamento, e quindi stanno male anche loro. Ha fatto, sì, tante cose per me. Già anche solo gli ultimi due giorni prima di mancare, non è mancato il giorno del compleanno della bambina. Lui era veramente in contatto con l'altra parte, e lui sapeva veramente quando sarebbe mancato, perché addirittura ha dato un ordine due giorni prima di mancare.
perché se fosse morto quel giorno lì, lui si è svegliato dal coma, mi chiede che data è, io dico che è la data del compleanno della nostra bambina, e lui mi dice: ah, è vero, oggi fa il compleanno la nostra principessa, quindi lo chiamiamo la bambina, fa gli auguri. Poi chiude la telefonata, si rivolge a Dio, guardando, praticamente alzando gli occhi al cielo, mi dice, e dice: ok, adesso io e te dobbiamo fare un patto importantissimo. Non puoi farmi morire oggi. Aspetta 2 giorni. So che la data è questa. Dammi 2 giorni, perché se tu mi fai segnare la data di mia figlia, io non farò quello che tu mi hai chiesto. Cioè, praticamente era quasi un ricatto con l'oltre. Al che io lo guardo sconvolta, non sapevo cosa fare, ero veramente, cioè non sapevo, io non capivo, perché poi comunque ero molto confusa, era un momento difficilissimo per me, non volevo accettare innanzitutto che lui sarebbe andato via. Quindi ho deciso di portarlo a casa, eravamo in ospedale, io ho deciso di portarlo a casa e lui è venuto a mancare a casa, ed è mancato 2 giorni dopo il compleanno della bambina. Quindi ha deciso lui quando doveva venire a mancare. Diciamo, gli hanno abbonato 2 giorni. Tutte queste cose hanno fatto in modo a me, innanzitutto, di aprirmi un mondo diverso, perché io ho detto: ok, allora si può veramente comunicare? C'è la possibilità di avere una comunicazione diretta? Io avevo 34 anni quando è successo ed ero completamente. Non sapevo nulla di queste emozioni così forti, di questi dolori così atroci, e non sapevo se realmente, sì, mi era mancato papà 2 anni prima, però c'era mio marito che mi sosteneva, e quindi per me è stato un dolore forte, ma con mio marito vicino l'abbiamo diviso in due quando è mancato lui, è stato terribile. Se non ci fossero stati questi collegamenti con l'oltre, io non lo so. E come, che idea ti sei fatta, Antonella? Parlo anche per le persone che molto spesso sono incerte su questi messaggi. Io, conoscendoti, so che tu vedi anche altre sue manifestazioni o manifestazioni dell'universo che ti fanno capire alcune cose. Tipo tu, non solo con tuo marito, ormai avendo aperto questo canale attraverso di lui, ti passano anche altre informazioni. Quindi a queste persone che dicono: ma perché io non vedo mio marito? Perché io non vedo mio figlio, mio fratello? Cosa? Tu come te la spieghi questa cosa? Dov'è la differenza? Beh, io penso che loro cercano di farsi sentire in tutti i modi, comunque. A volte siamo noi che siamo distratti, oppure è talmente tanta la voglia di sentirli che poi alla fine non abbiamo proprio la capacità poi nel momento di raccogliere, di accogliere quello che loro ci vogliono dire o quello che loro mandano come messaggio. Poi il messaggio non deve essere per forza un sogno e quindi vederlo non deve essere per forza una cosa incredibile, può essere anche guardare il cielo e avere un piccolo segnale nel cielo. Io, a me, mio marito, per esempio, mi ha scritto la parola ciao nel cielo. Io ho la fotografia di questo ciao scritto con le nuvole, e come lo scriveva lui con la C molto allungata, e poi ci facevamo sopra gli occhietti e il nasino, e lui mi ha scritto ciao nel cielo, mi ha scritto messaggi bellissimi, mi ha proprio scritti, però li ho catturati, sono frazioni di secondi, cioè bisogna stare, non dico sempre con gli occhi al cielo e non guardare, però comunque attenti, sensibili ai messaggi. Perché poi basta una canzone, basta una canzone. Nel momento in cui io sono triste e ho bisogno di sentire una parola detta col cuore da lui, in quel momento passa una macchina con una canzone e dice la parola ti amo, dice sono con te, dice ci sono.
È solo una canzone che è passata in quel momento, però perché è passata in quel momento mentre io avevo bisogno di te? Perché lui Sì. ha comunicato con me in quell'istante. Mi viene in Perché mente, l'abbiamo fatto tutti. sì, però mi viene in mente che molto spesso forse le persone o non credono o si aspettano manifestazioni di un certo tipo, molto, molto eclatanti, divinatorie, oppure sono semplicemente chiuse in un dolore troppo grande perché possa passare qualcos'altro. Nel tuo caso io vedo. Non vi siete mai lasciati perché ti ha No, accompagnato e c'è ancora oggi, sì, credo. sì, assolutamente sì. C'è stato il distacco, però, eh. C'è stato Sì, il distacco e io indubbiamente. personalmente il distacco non solo quando è venuta a mancare, io ho dovuto capire che lui non c'era più. Ho dovuto metabolizzare tutto, comunque ci sono son dolori enormi, io ci sono dolori veramente terribili. Adesso mio marito è padre dei miei figli, però una mamma, la mamma di mio marito, ha perso il figlio. Quindi cioè, c'è tutto comunque un discorso di dolore intorno alla perdita di qualcuno che Sì, ovvio. però nel mio caso ho cercato di proiettarla come non una perdita, ma un continuare a vivere a fianco a me. Cioè, lui comunque vive vicino a me, comunque si fa sentire, comunque è presente. E questa cosa è fantastica. Io un pomeriggio ero sul letto, 3 mesi dopo che è mancato, e mi sono lasciata andare. Ecco, quando ho cominciato a fare anche lì, penso sia un'uscita dal corpo, io sono uscita dal corpo. Io ero praticamente sdraiata e dentro di me, inconsciamente, io volevo morire in quel momento lì. Quindi cosa facevo? Trattenevo il respiro, quasi come a togliermelo, perché volevo in quel momento morire, perché non avevo più voglia di continuare, ma avevo 2 bambini, non potevo permettermi questo. Così mi sono praticamente lasciata andare completamente e ho visto Antonella uscire fuori Fuori. dal corpo. Davanti a me c'era mio marito. Io ho potuto abbracciare mio marito. Io l'ho abbracciato, non volevo lasciarlo, ovvio. È stato talmente forte quello che ho provato e io non potevo lasciarlo in quel momento, era bellissimo. Però lui mi ha spinto con una violenza che solo loro possono avere a livello di forza, di potenza energetica. Mi ha spinto con le mani, mi ha detto: devi tornare dai bambini, non puoi venire da me. E mi ha spinto. Io mi sono risvegliata con una pressione praticamente sotto i piedi. Da quel momento lì ho capito che io devo lavorare per stare vicino ai miei figli e lavorare su me stessa per darmi forza, ma che potevo vederlo, che potevo comunque sentirlo. E quindi arrivava, arriva, è arrivato per comunicarmi tantissime cose, per comunicarmi anche cose meno belle, come cose bellissime, tipo si era ammalato un ragazzo qui in zona e eravamo tutti disperati, sapevamo tutti, compresa la mamma, che questo ragazzino non ce l'avrebbe fatta perché aveva comunque un tumore pericolosissimo. E lui è arrivato. Io ho detto: ma sì, ma ti prego, dimmi che non viene da te perché non è il momento per lui, dimmelo, ti prego. E lui è venuto in sogno e mi ha detto: non è il suo momento, non è il suo momento. Lui si ristabilisce, avrà famiglia. Questo ragazzo si è ristabilito e ha famiglia. Tutti erano il mio paese convinti che lui non ce l'avrebbe fatta, compresa la mamma. Quindi ci Sì. sono messaggi sottili, messaggi anche banali. Mi è arrivato con una canzone che ancora non era uscita, una canzone di Eros Ramazzotti che non era ancora uscita. Io l'ho scritta appena mi sono svegliata, Daniela. Ho preso questo diario perché ormai ho imparato a tenere diario. E ho cominciato a scrivere
tutte le parole di questa canzone che lui mi cantava, ma sentivo in sottofondo la voce di Eros Ramazzotti, ma il mio marito me le cantava. Io comincio a scrivere e poi comincio a cercare su internet queste frasi che non esistevano. Non c'era Ramazzotti, non c'era nessuna cantante che avesse fatto una canzone del genere, quindi non c'era. E dopo 3 mesi sento alla radio, mentre ero in macchina con mia sorella, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, Parla con me. E io ho detto, che meraviglia! Bella questa canzone, cominciano a mettere la strofa, dicono, no, è la mia, è la canzone che ho scritto io, cioè non l'ho scritta io, me l'ha dettata, mio marito me la cantava 3 mesi prima che uscisse, quindi è bellissima. Guarda, c'è questo, non vedo i nomi, che dice che comunicava con la sorella già nell'oltre attraverso la canzone Il cielo di Renato Zero e sentiva una fortissima emozione, quindi sì, le persone ascoltano, non è come pensiamo ormai, queste esperienze vengono sempre più accettate e molto spesso anche cercate, specialmente da chi non ha perso qualcuno. Ecco. Certo. Sì. Certo. Poi basta un cuoricino, bastano tante cose che danno segnali, la farfalla, per esempio mio papà mi viene con le farfalline. E mi dai messaggi, perché ogni colore delle farfalle è un messaggio che mi deve arrivare in base al colore. Quindi so che se è una cattiva notizia o una buona notizia, perché so intanto che è lui che me le manda. Anche in posti assurdi, Daniela, su un treno... Quindi tu parli della realtà di veglia, non solo in sogno. No, la realtà di veglia per me è importantissima. In sogno... Io sogno, sì, poi da quando ho conosciuto te, che sono entrata nel mondo dell'onirico in modo dove posso capire e comprendere meglio determinati particolari, le sfumature. Prima ero molto così, sì, ho sognato e mi davo delle emozioni da sola e delle risposte da sola, che poi sono sempre valide e molto importanti, credo che sia. Però quando cominci ad avere poi anche... una persona è un esperto, una persona che sa di cosa parla e ti spiega le sfumature del sogno, le capisci diversamente. Beh, è bellissimo. Mi piaceva anche soffermarmi un attimo proprio su questo aspetto che dicevi tu, perché tu avevi queste esperienze, hai queste esperienze, vedi il marito, vedi anche altre persone, anche persone che sono vicini ad andarsene, che vengono a salutare, eccetera. Però a volte quando fai questi sogni, noi nel gruppo onirico ce li raccontiamo, tu li racconti e riesci ad accettare e a vedere anche altri significati che stanno dietro a tutto il racconto dei sogni. Quindi questi sogni, oltre ad essere reali, danno anche altri messaggi, quindi simbologie da decifrare che ti danno un valore aggiunto in più. Certo. Sì. Assolutamente sì, ci sono messaggi dell'oltre, per esempio, che si insinuano dentro i sogni in modo molto sottile, molto delicato, bisogna coglierli. Se non ricordo male, c'è stata una ragazza che ha raccontato il sogno di un papà che gli copriva questa ragazza con una mantellina sulle spalle. È comunque la protezione di questo papà che non c'è più, che ti dice ci sono, in qualsiasi modo comunque sappi che io ti scaldo, ti copro le spalle, sono con te, è un abbraccio. La mantellina può essere un abbraccio. Quindi ci sono, secondo me, queste sfumature sono bellissime da capire. Io credo che comunque ormai oggi in tanti possono fare tutto questo e i canali li abbiamo tutti aperti sotto questo aspetto, bisogna solo comprenderli, accettarli. Beh, io per esempio ho fatto fatica anche ad accettare determinate cose a livello di quello che vedevo nei sogni. Tipo quando vedevo le situazioni di
violenza oppure di guerre oppure di situazioni che sarebbero avvenute e io non accettavo che da lì a breve potevano accadere quelle cose lì, perché io purtroppo nei sogni ho avuto anche delle premonizioni. Sì. E quindi questa situazione mi dava fastidio anche solo pensare di dover decifrare quel tipo di sogno lì, perché sapevo già dove mi andava a portare. E quindi accettare che ti arrivano queste cose e che tu le sai già in anticipo, insomma, è stato difficile, non è Sì, stato facile. è difficile. Per molti la domanda è sempre quella: perché mi arrivano questi messaggi? Quindi forse sono collegati a qualcos'altro o forse vanno insieme a qualcos'altro? Secondo te, tu come la vedi su questi Nel mio sogni? caso, il grande dolore ha fatto sì che si aprisse davanti a me un mondo. Diciamo che io prima della perdita di mio marito, comunque ho sempre avuto una parte un po' particolare di me che però non approfondivo. Forse non avevo tempo, forse ero giovane, troppo giovane per andare ad approfondire determinate cose, quello Temi che percepivo. spirituali, sì. Quello che percepivo, io a volte incontravo una persona e la percepivo già che cosa sarebbe accaduto a quella persona, ma non volevo accettare questa cosa, quindi cancellavo quello che sentivo. Dicevo no, non accetto quello che ho C'è sentito. stato anche un periodo in cui tu dicevi di non volere questo dono, e invece poi. Poi comunque questo dono mi ha aiutato tanto, Daniela. Mi ha aiutato tanto a capire anche me stessa, perché comunque questo dono ha aiutato tanto anche le persone che conosco. Quindi per me non accettarlo era come dare una risposta negativa a chi nell'oltre o a chi non può, non riesce a farlo. E per me questo rifiuto era una cosa brutta nei loro confronti. Quindi ho detto no, io se ho questa possibilità di poter comprendere determinate cose, perché rifiutarla? Ci sono persone che hanno altre possibilità, ci sono persone che sono medium, ci sono persone che hanno tutte queste capacità così speciali che comunque aiutano tantissime altre persone. Per me aiutare le persone a stare bene, a essere comprese, ad avere comunque la possibilità di dire ah, succede a me, può accadere anche a te, io trovo che sia bellissimo. Sì, Perché sì. io sono una persona semplicissima, tu mi hai conosciuto bene, adesso ormai ci conosciamo, quindi sai bene che la mia sensibilità, il mio essere comunque molto bassa, cammino a testa bassa, sono tranquilla, sono una persona che però l'aiutare una persona che non sta bene, anche solo con una parola, per me è fondamentale. Sì. È Ed fondamentale. è anche molto molto necessario al giorno d'oggi, sì, Sì. questo sì, perché sì, il mondo sta cambiando, lo vediamo, e quindi queste situazioni si trovano molto più frequentemente adesso. Per esempio, leggo un commento di un utente, dice: la storia è meravigliosa, io ho un figlio di là. Ogni tanto lo sogno, ma vorrei imparare a comunicare di più con lui. Quindi vuol dire, intendo che una comunicazione c'è già. E quindi Benissimo. forse alcuni scogli sono nella mentalità che le persone hanno. C'è sempre ancora, anche nei confronti dei sogni, il timore a parlarne, il timore che veniamo presi per infantili, fantasiosi, un po' matti. C'è questa credenza nei confronti del sogno, figuriamoci sulle esperienze come le tue. E quindi in questo senso per te è stato automatico, diciamo, ti è sempre successo, però magari quando parli con qualcuno, magari non tutti ti capiscono. È Non così? tutti mi capiscono, ma
È strana questa cosa, ma quando io parlo anche con le persone che non conosco, che ci incontriamo per strada, magari siamo in un gruppo e si inizia a parlare, e nel momento in cui io parlo, noto che catturo l'attenzione di queste persone che diventano, hanno voglia di sentirmi parlare, ma perché sto dicendo delle cose che a loro fa bene. Fa bene al cuore, hanno bisogno di sentirsele dire. E quindi, poi a volte, ieri per esempio ero a Sanremo, ho avuto un incontro bellissimo con una signora che comunque non vedevo da tantissimo tempo, è stata molto male. Quando mi ha visto, la prima cosa che mi ha detto: ho tanto desiderato incontrarti in questo periodo, Antonella, tantissimo. Anche io gli ho detto: ti posso abbracciare? Perché adesso poi si era perso anche l'abbraccio, Daniela, è Sì, stato veramente sì. terribile. E lei mi ha detto: se lo fai, mi fai un regalo enorme. E quindi ci siamo abbracciate e poi mi ha detto: dimmi qualcosa. E io ho Sì, detto: io ricordo Antonella, la stessa sensazione l'hai suscitata nel gruppo onirico, quando noi ci incontriamo per parlare di sogni, hai fatto lo stesso effetto sui partecipanti, quindi sì, questo lo trovo molto bello. trasporto. Credo che ci sia anche un'energia che tu trasmetti, quindi tu porti con te un po' dell'oltre. Cioè, forse questo si sente questo un'anima semplice, buona, che quindi ha i canali aperti. In qualunque modo vogliamo chiamare questa cosa, è sempre una forma di energia che tocca quando uno risplende di luce, illumina anche gli altri. Adesso faccio l'esempio con la luce, ma l'energia fa lo stesso, esattamente come ci sono persone che ci vengono vicino e noi ci Sì. scostiamo perché a naso non ci piacciono. Quindi sì. Comunque l'energia che io desidero comunque dare è l'amore. La parola chiave è l'amore, è comunque la fiducia. E comunque io sono quella mamma, per esempio, che ha detto che vorrebbe comunicare di più col Sì, figlio. era un sì. E una mamma parla, parla. E poi dopo che fai il tuo discorso con lui, raccontagli le cose che fai, tu parla, fai un discorso con lui e poi aspetta la risposta, perché ti arriva. Ti arriva, Sì. resta poi nel silenzio, ti arriva la risposta. E se non ti arriva in quel momento, ti arriva in sogno. E se non ti arriva in sogno, comunque percepisci un brivido, basta un po' di vento sul viso e un bacio. Queste cose sono tutte comunicazioni, non sono, non è il vento e basta, perché Sì. magari sei in un appartamento dove hai le finestre chiuse e il vento non c'è, non c'è l'aria, però in quel momento ti arriva quel filo di aria sul viso che è il bacio di tuo figlio. E quindi questo ti può portare a stare benissimo per tanto tempo, ti dà quelle sensazioni meravigliose che ti può dare. Quell'emozione che hai provato in quel momento, però bisogna comunque catturarle, sentirle, percepirle. Tu parla, parla con Ma tuo magari figlio. sai, con queste tue parole anche, la gente comincia a fare attenzione e poi piano piano, perché quello è il segreto, inizia a credere, a vedere che effettivamente è così. Ho un commento molto lungo che vorrei farti vedere di questo. Ho avuto un'esperienza simile con mio padre. Una notte mi sveglio e penso con convinzione, voglio avere un'esperienza fuori dal corpo. Mi addormento nuovamente in poco tempo. Mi trovo in un posto grigio e bianco con un muro dove ci deve essere una porta dalla quale entrano delle persone etere, energie, entità. E ad un certo punto si avvicina mio padre. E io sono fighissima di essere riuscita a trovarlo e volevo stare con lui. Ma lui molto severamente mi dice che non dovevo stare lì. Ecco, Perfetto. allora è questo motivo, noi lo sappiamo. Uguale. Uguale. È bellissimo perché comunque lui ti vuole terrena. Ovviamente non è lui a decidere se tu devi andare là o meno, è il tuo percorso di vita, però intanto tu lo hai visto
sai che si può fare una cosa del genere? Sai che se lo vuoi veramente con tutta te stessa, puoi ritornare a farlo? Perché comunque possono riaccadere queste cose, a me sono accadute più volte. Quindi sono cose che nel momento in cui si provano una volta, si può comunque riprovare una seconda volta. Sai comunque, io per esempio c'è stato un periodo che ho dovuto fare molta attenzione con l'uscita dal corpo perché poi facevo fatica a rientrare. E quindi mi mettevo una specie di sveglia, di campanello, e mi dicevo prima di uscire dal corpo, nel momento in cui senti quel campanello, devi rientrare. Perché pensa, perché quando ero di là a volte stavo talmente bene, non c'è pace, non c'è dolore, non c'è. L'emozione più grande che hai è la pace. E quindi è la voglia di guardare, di osservare, di scoprire cose nuove, cose che sulla Terra non ci sono, no? E quindi è bellissimo, e quindi mi mettevo questo campanello perché purtroppo lo facevo troppo spesso, e quindi dico purtroppo perché era un momento molto negativo della mia vita, dove io preferivo essere di là che non di qua, e quindi questo farlo spesso mi aveva portato a esagerare e non dovevo esagerare. Infatti poi ho staccato per un po' e piano piano mi sono ridimensionata fino a quando ho trovato veramente il mio equilibrio, che è quello di voler vivere a tutto tondo questa vita e cercare di farlo nel migliore dei modi, potendo magari aiutare anche persone come me che hanno sofferto tantissimo e anzi anche di più. Sì, quindi tu sei riuscita nel tempo a trovare un equilibrio. Sì, è Sì, un ho conosciuto equilibrio. altre persone che preferivano dormire, pensavano, volevano vivere solo la vita del sogno che fosse fare sogni lucidi oppure viaggi astrali. In realtà questi sono strumenti a nostra disposizione che tutti abbiamo, Esatto. ma la vita che noi dobbiamo fare con le consapevolezze che ci danno i sogni, che ci danno queste esperienze, e noi dobbiamo farla qui, cioè siamo venuti per fare esperienza su questo pianeta, non siamo venuti per tornare di là, quindi Esattamente. sì, Io questo. ricordo mio marito quando ha saputo di essere malato e che comunque il suo era un male terminale. Io ero disperata. E ero proprio disperata, non capivo perché lui, perché così giovane, dicevo, non è possibile, non è mai fumato, non è mai bevuto, non è, eppure c'è questo male così incurabile, terribile. E lui mi guarda, a un certo punto mi guarda, mi fissa negli occhi e mi dice: pensa che Dio ha fatto una scelta perfetta. Io lo guardo e ho detto: ma cosa stai dicendo? E lui mi ha detto: sì, ha scelto me e non te. Io come avrei fatto a crescere i figli? Tu invece riuscirai a fare tutto. Io ero praticamente sconcertata da questa cosa. Quindi Credo. dovevo rimanere qua e io devo restare per il tempo che mi è dovuto per fare quello che devo fare, il mio cammino. Il suo cammino probabilmente era stabilito così e lui aveva fatto quella scelta di restare qua fino a 35 anni e poi di andare nell'oltre. Ma lui sapeva allora che tu avevi la forza di farlo. Sì. Lo sapevo. Lui mi diceva, tu sei in grado di sopportare questo bagaglio, di crescere i nostri figli. Tu sarai in grado di farlo qua. Mi faceva lui, sulla terra, e io ti aiuterò, diceva, non ti devi preoccupare, perché io non mi stacco definitivamente da te, io ci sarò sempre. Poi quando riuscirai a camminare con le tue gambe, ci sarò un pochino meno, però io ci sono, se tu mi chiami, io arrivo. Ed era così, nella realtà, è proprio così, io la vivo la Come realtà. per il regalo di compleanno del E non figlio. solo, ma quelle cose lì sono tutte cose che ormai a dirle sembra quasi. Mio marito ogni volta in primavera, tutte le primavere della mia vita,
Mio marito, da quando sono nati i miei bambini, quindi dal primo bimbo, portava a casa una ranocchia. Io a lui lo chiamavo Ranocchio, ma era un modo ovviamente come ci chiama Pucci Pucci, Pici Pici, e io lo chiamavo Ranocchio. E portava a casa questa ranocchia, la faceva vedere al bambino, gli spiegava che quando arriva la primavera arrivano le ranocchie, che le ranocchie gli dava, raccontava la sua favola sul ranocchio. E poi la faceva salutare i bambini e la andava a riporre di nuovo nello stagnetto, nel punto dove l'aveva trovata. Mio marito è morto a marzo, i primi di marzo. La prima primavera, il 21 di marzo, era la prima primavera dove i miei figli non avrebbero visto un ranocchio. E io ero disperata. Non sapevo dove andare a prendere un ranocchio. Ero pianto, piangevo già il giorno prima perché ero disperata per il giorno dopo che loro erano abituati a questo. Poi avevo la bimba più piccola che era ancora piccola e quindi volevo continuare questa cosa che non potevo fare. Al che la bimba mi dice: "Mamma, mamma, andiamo a trovare papà al cimitero?" "Ma così, mi dice. "Ma proprio così, eh?" E io gli ho detto: "Va bene, andiamo." Ed era primavera. Arriviamo, a un certo punto la bimba si mette a correre e poi quando lei corre davanti a me: "Mamma, mamma, corri, corri, vieni a vedere che cosa c'è qua." Sulla lapide di mio marito c'era un ranocchio. Mia figlia ci gioca, la saluta, la accompagna praticamente lungo saltellando lungo il percorso verso una pianta bellissima. C'era un po' di acqua sotto questa pianta che avevano appena bagnato con le girandole, e la ranocchia rimane lì un pochino, poi sparisce. "Mamma, hai visto che è venuta anche oggi la ranocchia?" Ed Sì. eravamo al cimitero. Quindi queste cose fanno pensare. Poteva accadere in qualsiasi altro giorno, ma il 21 marzo, il giorno della primavera, dove lui sempre era una cosa, per noi ormai era diventato un giorno Un'abitudine. importante come il Natale, ma è diventato Natale, perché papà arrivava col ranocchio, era primavera, arrivava col ranocchio. E quindi questi sono i segnali bellissimi che ci danno loro. Sì, Io mi sono leggo, guarda, leggo a proposito quest'altro commento dove dice: "Ogni volta ho paura di essermi solo illusa o ingannata. L'ultima volta che l'ho sognato gli ho detto tanto dolore per la tua perdita, per poi scoprire che non ti ho perso mai. Grazie Antonella, sono la mamma che ha scritto prima." No, cara. Sì. Grazie a te, Gioia. Sì. Invece Non l'hai mai perso, è sempre con te. c'è un'altra utente che scrive che invece ha paura di questo. Tu hai avuto paura di questo all'inizio, di queste esperienze che avevi in modo spontaneo? No, io avevo paura di non averle. Avevo paura di non poter, non, più che le esperienze di non avere contatti. Ho detto: "Ok, sì, va bene, tu adesso mi hai detto che tu sarai con me, dove sei? Come Ok. posso sentirti? Come posso vederti? Cosa devo fare? Cioè, c'è qualcosa che non riesco a collegare. Tu hai detto che stai con me, come?" Quindi i primi giorni, i primi momenti, che sono i momenti dove tu ancora non hai capito esattamente cosa sta succedendo, perché comunque appena accade una cosa del genere, si rimane comunque confusi, si rimane comunque disorientati, non sai se stai vivendo realmente la realtà o stai sognando una brutta situazione che poi quando ti svegli è finito tutto, è tutto un brutto sogno. Quindi la mia paura era non riuscire ad avere questi contatti che invece sono avvenuti praticamente subito. È stato una cosa proprio immediata. Immediata. Quindi possiamo dire che
sono diversi i fattori che bloccano, impediscono questi contatti con i nostri cari. Quindi non è solo il dolore, ma anche forse la credenza, cioè la paura viene dal fatto che è male fare certe cose, oppure, non lo so, oppure ci sono aneddoti in famiglia che riportano degli esempi per cui no, questa cosa non la vorrò mai Oppure vivere, sperimentare. non poter comunicare con nessuno le proprie emozioni, perché non ti credono, perché dicono va bene Sì. sì, il dolore ti ha dato la testa. Non è così, non è così. Cioè, intanto comunica con te stessa e poi piano piano fai entrare la famiglia se proprio devi comunicare con qualcuno. Ma intanto di' a te stessa, io non sono matta, quello che vedo e quello che sento è perché lo devo sentire, lo devo vedere. Quindi non sono matta. E poi ci sono comunque persone che purtroppo vivono una situazione familiare dove non vengono proprio credute, non vengono accettate queste cose, ma anche il banale sogno, tra virgolette banale, non viene accettato. Quindi. Sì, come dicevo prima, sì, c'è il timore di essere presi per matti, cioè fino ai tempi di Mussolini si finiva in manicomio anche per queste cose, quindi c'è ancora un retaggio mentale su queste cose che insiste ad esserci, perché tutto questo viene tramandato di generazione in generazione e noi abbiamo dei sistemi di difesa che funzionano in automatico in questo senso. Quindi è vero, anche la famiglia e le persone che abbiamo attorno hanno un ruolo non Importantissimo. fondamentale, ma Importante. influiscono. Specialmente se la persona che è di fronte è una persona che ha dolore, che sta male. Quindi l'impatto che hai con la famiglia dovrebbe essere un impatto di conforto, non di ma sì, ma lascia stare, ma cosa vai a pensare? Cioè, no, tu mi ascolti, comprendi, un minimo di comprensione. Quindi anche quando i miei figli da piccoli mi raccontavano i sogni, io molti sogni dei miei figli li ho scritti, Ma perché tu sai, non perché tutti fanno comunque così. avevano, adesso ci sono stati dei momenti che mia figlia mi chiamava al mattino, la prima cosa, diceva mamma ti devo raccontare il sogno che ho fatto perché secondo me c'è qualcosa dentro che non mi convince. E poi invece si elabora e si capisce che comunque è qualcosa di importante per lei, un messaggio, qualcosa che comunque può benissimo starci dentro senza avere paura, senza dover affrontare grandi ostacoli. Quindi si cerca di elaborare il sogno, si fa ragionare anche lei a te che emozione ti ha dato. E quindi comunque si cominciano a crescere i figli anche con queste emozioni, perché è giusto che ci Sì. sia questo coltivare l'emozione per poi aprirti a questo mondo che è comunque bellissimo e ti fa Ma che star fa parte bene, di noi, fa cioè parte noi di noi. senza sognare noi moriamo, ma sappiamo anche che chi ha bisogno di riposo è il corpo, noi non dormiamo mai, quindi Certo. in questo senso sì, conosco altre persone che per fortuna che mi seguono, che fanno questo con i loro figli piccoli, si fanno raccontare i sogni, glieli fanno disegnare, eccetera, e Esatto. quindi sì, è bello anche sapere che sono uno strumento che ti fa vedere come stai e delle volte, come testimoni tu, fa anche molto molto di più. Quindi sì, in sintesi, anche con questa tua testimonianza, mi fa piacere che le persone sappiano, si rendano conto che noi abbiamo tutti gli strumenti a disposizione Assolutamente. per tutto quello che ci serve. È solo magari che ci sono dei blocchi riguardo a delle credenze, a paura, a troppo dolore, responsabilità, e ci sono tanti i fattori, Distrazioni. sempre umani, però dimmi. Distrazioni, dico, distrazioni proprio quotidiane, la vita frenetica, situazioni che comunque ti mettono davanti a dire non ho un attimo per me. No, lo trovi l'attimo per te, lo trovi. Hai 10 minuti di tempo che puoi stare in silenzio
e dire ok, io voglio stare in silenzio e ascoltare, che poi ascolti il silenzio, non è vero che è silenzio, perché ascolti la tua voce interiore, ascolti te stessa, ascolti comunque i messaggi, comunque, in ogni caso. Sì, come nel messaggio qui sotto, loro non lasciano nulla al caso, i loro segni sono diretti al nostro cuore. Sì. Esatto, al cuore. Sì, diretti. Meraviglioso. A me, per hai commosso tutti, Antonella, tutti no. Quando uno scrive che bello, voglio essere capace di vivere, ah, quella è la signora di prima, ce ne sono tante, pelle d'oca, eccetera. Un'altra persona chiede, un'altra mamma credo, perché mio figlio non mi dà segni e non l'ho mai sognato? Forse per il fatto che ha scelto lui di andarsene da questo mondo? Questa è una bella domanda. Ma secondo me arrivano. Sì, arrivano comunque. Secondo me, allora, una cosa che mi è venuta subito è ovviamente questa mamma non ha accettato che il suo figliolo ha preso questa scelta e quindi in questo momento fa anche fatica ad accogliere se ci sono eventuali messaggi perché ha troppo dolore dentro di lei per la scelta che ha fatto il figlio. Lascialo andare e comunque accetta il fatto che lui è stata una sua scelta e che comunque i messaggi arrivano a lei, in qualche modo arrivano. Lei può, ma secondo me questa donna lo sogna, ma poi ha talmente tanto dolore che dimentica il sogno. E quindi non lo ricorda, non ricorda il sogno. Questo capitava anche a me. All'inizio è stato veramente pesante, perché dicevo, eppure io ho sognato qualcosa. Io ricordo di averlo sognato, però non ricordo come. Io ricordo che forse c'era lui, ma non mi ricordo come. Quindi perdere un figlio perché è stata una scelta del figlio andare via è traumatico, è pesante da accettare, già è pesante accettare perdere un figlio, quindi questo ancora è forte anche questo. Secondo me arrivano anche a lei i segnali, arrivano sì. Sicuramente. Ma, leggevo un altro commento dove c'è scritto, visto che ne parlate, quando è molto che non si ricordano i sogni al risveglio, come fare per riprendere a ricordarli? Senza uscire dal tema, mi ricollego al discorso che facevi prima. Quindi se magari queste persone o questa mamma comincia a voler ricordare i sogni, perché alla fine per ricordare i sogni è sufficiente occuparsi di sogni, quindi leggere un libro sui sogni prima di andare a dormire, desiderare di fare un sogno, si può anche programmare un sogno, quindi programmare anche, come Antonella sa benissimo, di rientrare dentro un sogno perché non abbiamo capito che cosa ci è stato detto. E quindi allo stesso modo noi possiamo creare un sogno da capo, per vedere magari il figlio, come dice la signora, crederci e portare avanti questa intenzione, innanzitutto ci fa ricordare i sogni. E già che poi ci ricordiamo i sogni, scegliamo un po', diciamo bene, allora posso lavorare con questi sogni, posso cercare mio figlio, posso chiamarlo. E quindi sì, i sogni in questo senso, se si fa questo lavoro di dare loro retta a questi sogni che si presentano, ripeto, per ricordarli è sufficiente informarsi tanto sui sogni finché il cervello ci mostra quello su cui siamo concentrati. E quindi allo stesso modo l'intento magari di fare un sogno con questo figlio è fattibile, tutti noi possiamo fare questo. Certo, assolutamente sì. Io sono entrata anche nei sogni di altre persone e poi ci siamo raccontate lo stesso sogno, quindi siamo riuscite ad avere praticamente lo stesso sogno, ma volutamente io sono entrata nel suo perché volevo capire determinate situazioni e l'ho fatto. Ma è l'intento la cosa importante, come dici tu ovviamente, è l'intento. Sì. Io ho avuto la fortuna della comunicazione di mio marito dopo 14 anni
che mi ha scelto la persona con la quale io avrei dovuto continuare a camminare. Al mio fianco c'è un uomo che ha scelto mio marito. E te l'ha detto, mi ricordo. Assolutamente sì, me E l'ha c'entra sempre detto. la rana, mi sembra di ricordare, o sbaglio? No, quello lì è un'altra Era un situazione. altro. C'entra invece il fatto che io stavo piangendo nel sogno, io piangevo, ero sdraiata nel letto che piangevo, ero disperata per qualcosa, che mi vedo entrare mio marito in camera da letto, si siede sul comodino, mi asciuga le lacrime e mi dice basta piangere, adesso basta. E io continuavo a singhiozzare, perché poi mi sono svegliata che singhiozzavo, Daniela. Cioè, avevo ancora quella sensazione di pianto, come se io avessi pianto tutta la notte. E lui mi ha di nuovo asciugato il viso con le mani così e mi ha detto basta piangere. Dopo 3 mesi, arriva una persona in casa mia a trovarmi, perché io ero stata poco bene. E viene questa persona in casa mia a trovarmi, io mi emoziono e mi scendono le lacrime. Questa persona mi asciuga il viso nello stesso identico modo di mio marito e mi dice basta piangere, adesso basta. Quest'uomo è l'uomo che sta al mio fianco. Quindi ci Sì. sono delle cose che vanno proprio catturate. Io quando lui ha fatto quel gesto ho visto mio marito, non ho visto lui. Ho detto, ecco il messaggio di quel sogno. Sì, ok, basta piangere, però c'era anche un significato ancora più forte. Io ti mando chi non ti fa più piangere, che è Sì. bellissimo. Sì. È bellissimo. Meraviglioso. Antonello, che dire? Ma ci sono un sacco di complimenti Io non per riesco a te, leggere niente. di aiuto che tu hai dato alle persone, perché veramente è un'esperienza emozionante, ce ne sono tantissime. Dopo magari le vai a vedere tu stessa Sì, nella diretta. Io intanto ti ringrazio enormemente perché io credo che queste informazioni siano molto utili a chi vive o ha vissuto queste esperienze. Queste testimonianze danno alle persone la speranza o la certezza per alcune di non essere mai separati, che l'amore non finisce con non la morte. finisce, no? No, continua, diventa ancora più grande e si espande. Si espande Sì. proprio, diventa qualcosa di meraviglioso. Non finisce mai, assolutamente. E loro Sì. ci sono, e loro ci sono. Ricordatevi che loro ci sono, sono al nostro fianco. Io dico sempre oltre il velo, quindi il velo possiamo averlo proprio qua, Sì. fianco a noi. Sì, è come quando a volte consiglio io di mettere il brano preferito, cucinare la torta che a lui piaceva tanto. Guarda, mentre cuciniamo la torta, guarda, sto facendo E la torta accade per te, sempre lo senti qualcosa. il profumino? Sì. E accade sempre qualcosa, basta Qualcosa in stare quel attenti. momento, sì. Quindi anche lì l'intento di farlo, io faccio la torta, quindi per forza arriva, lo sentirà l'odore, quindi questo è un po' il modo di porsi. Lo faccio perché deve accadere, punto. Quindi Esatto, non avere la paura, tanto non lo vedo, tanto non lo sento, è inutile che esatto. faccia questo perché tanto non accade niente. Questa è una negazione che dai proprio a questa condizione e a livello proprio energetica, quindi tu neghi già quello che tu invece vorresti avere, ma tu lo neghi già in partenza. Te lo precludi, sì, E quindi ti chiudi le compi, porte, chiudi sì. le porte, invece no, vanno spalancate. Sì, vanno spalancate. Va bene. Ok, Antonella, grazie mille, grazie ancora per questa testimonianza e magari facciamo un'altra intervista un altro giorno, vediamo. E intanto Grazie. ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato. E ringrazio Focus, Enrico e Anna, ovviamente, e ci vediamo la prossima volta, sempre con la rubrica Il mondo dei sogni. Grazie Antonella, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao. Buona serata. Buona serata.